Buongiorno a tutti, oggi siamo al confine tra il Veneto e il Trentino Alto Adige. E praticamente stanotte ho dormito di là in Veneto e oggi passerò un attimo per il Trentino e poi faremo a botte tra il Sassfordoi e il Pizzboe tra Trentino e Veneto. Comunque, partito subito con un sacco di cazzate. Ci ho sonno perché ho dormito poche ore, sveglia presto, oggi siamo a rischio temporale e niente, dai, saliamo. Avvicinamento subito importante e qui già vediamo Marmolata, Gran Vernel, poi lì dove c'è la casetta Aiel del Pan che gira tutta qui intorno e quest'altra parte Sasso Piatto e Sasso Lungo e giù in fondo di là si intravede Colaci, abbiamo fatto la strada di finanziere. Adesso da qui più di qualche racconto dice che Monte Amaro gli fa una pippa, che praticamente ci sarà una bella pettata di slivello praticamente da dove siamo partiti, 1300, sarà un bel zig zag che si comincia ad intravedere e ci porterà il zig zag su in mezzo tra le due vette, qui il Sasso Fordoi, dall'altra parte invece poi andrà verso Pizzboe. La vedete, è bruttissima, ma io ho fatto Monte Amaro, ho fatto Monte Amaro. In mezz'oretta circa, neanche, volato laggiù, grande gamba. Adesso la parte più dura, qui sale più ripida, stile rava del ferro. Siamo pronti, come passa la volta. Primo bivio, andiamo per il 627 verso la Forcella, tra il Boe e il Sasso Fordoi. È dura raga. E mo è ancora più dura. Fatta la salitina del Sassfordoi e Pizzboe, e adesso seguiamo per Pizzboe. Sei a te, di là. Paesaggio lunare, qui quasi fosse una bocca di un vulcano, e dobbiamo arrivare qua su al Pizzboe. Ovviamente veramente strano. E qua siamo al nord
dove c'è gente che corre a strello, toglie i sassi dai sentieri e si fanno un altro sport, fanno proprio un altro sport. Proseguiamo per il 638 Fitzboy. Qui a tratti somiglia al cratere sommitale centrale dell'Etna. Siamo quasi arrivati sotto il Fitzboy. Iniziata la salita per il Fitzboy in semi arrampicata. Qui spettacolare la vista su Marmolada, Gran Vernel, e qui c'è il Colac. Poi lì Sasso Piatto e Sasso Lungo, qui dove c'è la funivia Sasso Bordoi, e qui questo mega cratere, questo paesaggio lunare, e proseguiamo di qua. Piccolo tratto di ferrata, qui la roccia è spettacolare, vediamo, sembra il granito rosso. Adesso altro attacco di qua a ferratina. E qui l'elicottero non era per me, comunque ha fatto una manovra, scende da pazzi, ho infartato per lui. Mamma mia, qua sono matti sul serio. You're a happy boy. It's boy. You would boy. Da qui. Vista. Lasciamo il Fitzboy, il rifugio Boe, bellissimo, e adesso torniamo giù e andiamo qui al Sasso Bordoi e andiamo. Un consiglio: salite su all'alba
perché poi apre la funivia del Sasso Pordoi e qui diventa tipo, c'è la fila con un numeretto che scende, diventa un po' una rottura delle scale. La processione. Il rifugio molto veloce. Salito su. Prima eravamo lì. Il pitboy, abbiamo fatto tutta la discesa e poi siamo andati qua. E manca poco. Il Sasso Pordoi. Qui la funivia che da giù porta il Sasso Pordoi e qui la croce di vetta. Due rette raggiunte e approfittiamo della comodità, scendiamo la funivia. Ciao.